l'ospite di questa nostra serata, Andrea Sanubi, che è un volto noto, anche perché è un volto televisivo, e dunque giornalista, conduttore appunto televisivo, riferito all'immagine, alla trasmissione a sua immagine e altre trasmissioni su Sat 2000 e a sua immagine alla RAI, e poi anche un politico. Nell'ultima legislatura è stato eletto alla Camera dei Deputati e l'abbiamo invitato questa sera nel contesto di questo nostro percorso, così abbiamo chiamato questa iniziativa, che ci vede una volta al mese a ritrovarci per approfondire delle tematiche di carattere sociale, naturalmente alla luce della fede cristiana, dell'insegnamento della Chiesa. Stasera lui abbiamo chiesto di intrattenerci anche a livello, diciamo, di testimonianza diretta, personale, e il titolo della conferenza di questa sera, come vedete dal manifesto, dal Nebbia che avete tra le mani, è Tra lealtà e fedeltà, l'impegno di un cristiano nella politica dei compromessi. Grazie. Io perché mi sono trovato in politica? Per scelta seria, perché io nella vita ho studiato scienze politiche, avevo fatto un master in studi parlamentari. In questo master di studi parlamentari, che poi è un master che hanno passato diversi miei amici che sono diventati funzionari in Parlamento, ma io dicevo: mamma mia, che mestiere noioso del funzionario in Parlamento, al limite se proprio torno al Parlamento preferirei essere parlamentare, ma così come uno quando dice da piccolo voglio fare Presidente della Repubblica, no? Più o meno. E poi dopo invece è successo che è arrivato un momento in cui mi è stato chiesto di candidarmi, ma io non mi ero mai scherzato, cioè nel senso che era un percorso di avvicinamento che ho fatto non ai partiti, perché non ero mai stato iscritto al partito in vita mia, né lo sono oggi, lo sono stato soltanto per gli anni in cui sono stato in Parlamento, naturalmente per un gruppo parlamentare, quindi mi sono iscritto al partito. Ma l'ho fatto per coscienza personale, e in particolare occupandomi all'epoca di A Sua Immagine, che era questa trasmissione, e ancora Vita e Morte, insomma, in cui si parla anche di cose molto buone, di esempi positivi. Io, che sono cresciuto nel MEC, il movimento agonistico giovanile, quindi i gesuiti per capirci, insomma, mi ero un po' stancato di essere quello che raccontava la parabola del buon samaritano senza mai essere io il buon samaritano. Cioè, sentivo che era arrivato un momento in cui mi dovevo impegnare in maniera concreta, ecco, dovevo migliorare io il paese. Dici: sì, ma si può migliorare in tanti modi, anche facendo delle buone informazioni, è vero. Però quando uno sente il fuoco dentro, no, che dice: vorrei cambiare questo paese, vorrei cercare di fare qualcosa per migliorare, allora ho pensato alla politica. Era un momento in cui c'era Veltroni che aveva fatto l'accordo con i radicali, se vi ricordate, il mondo cattolico si arrabbiò parecchio, e Veltroni, da persona che mediaticamente conosce determinati meccanismi, andò a cercare il volto cattolico della Chiesa italiana su Rai 1, che ero io in quel momento, e mi conosceva da molto tempo, così come conoscevo Rutelli, perché avevo presentato diversi eventi quando loro erano sindaci di Roma, avevo seguito soprattutto Rutelli in Giubileo insieme, gran lavoro aveva fatto all'epoca il Comune di Roma, eccetera, eccetera, quindi insomma avevo una familiarità con loro. E io accettai, però accettai nella libertà personale, senso che penso che anche loro sapessero, dal momento in cui sono stato candidato, che non potevo mai essere di nessuno, perché ero già di qualcun altro. Questo era, secondo me, i patti erano abbastanza chiari. L'ultima volta che ho visto Rutelli, qualche giorno fa, mi ha detto: dice, poi sì, la tua esperienza è un po' eccentrico, ma il modo in cui ha detto eccentrico per me è stato un complimento, non è stata una presa in giro. Perché per me l'essere considerato eccentrico, dunque non catalogabile, in una politica che invece vive di catalogazioni, non è stato un complimento. Cioè, non abbiamo mai saputo dove metterci. Io su certe cose sono stato molto più a sinistra del Partito Democratico, per esempio la battaglia che facevo contro gli F-35, o su varie cose, o l'accordo con la Libia e così via, no? Tutte le stragi del Mediterraneo, ero molto più a sinistra del Partito Democratico. Su altre ero dall'altra parte, perché secondo me erano classificazioni che mi stavano strette, cioè a me un partito stava stretto e sta ancora stretto, tutto sommato, cioè non mi sono mai sentito un uomo di partito, mi sento molto più un uomo delle istituzioni che non un uomo di partito. Poi non dico che i partiti siano sbagliati in sé, in realtà sono certamente una strada maestra per entrare, però
insomma, vedevo che c'era un pezzo di me che valeva di più e che veniva prima, che era preesistente a questi e che sarebbe continuato anche dopo. E così per fortuna è stato. Questo è stato forse il motivo per cui sono rimasto la persona che ero prima. Cioè, quella, la politica non mi ha cambiato e mai mi cambierà, resterò sempre la persona che sono. Allora, io da buon allievo dei gesuiti ho forgiato la mia spiritualità sulla Bibbia e quindi stasera vi romperò un po' le scatole con alcuni passaggi. Sono più flash che non un discorso vero e proprio compiuto, ma ognuno ha una cosa carina da raccontare, una piccola riflessione. Primo pezzetto, Marco 10. C'è Gesù che per la terza volta, lo stanno andando a Gerusalemme, per la terza volta, quindi quando la Bibbia dice la terza volta, vuol dire insomma, te lo spiego bene bene, gli spiega la passione. Ma gli spiega che cosa sta succedendo. Cioè, guardate, noi stiamo andando a Gerusalemme, ma non stiamo andando a fare una festa. Vi sto dicendo quello che succederà. Li prende in disparte, comincia a dire loro quello che sarebbe accaduto, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, guardate, che vi dico, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti degli scribi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Gli fa una cronaca in anticipo proprio di quello che sarebbe accaduto passo per passo. E che succede? Che Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, gli si avvicinano. Scusate, dobbiamo chiedere una cosa. Che mi dovete chiedere, tanto dopo tutto questo annuncio di Anna? Senti, ma concedici di sedere nella tua gloria, una alla tua destra e una alla tua sinistra. Gesù gli cascano le braccia, no? Sostanza, diciamo, io ho raccontato quello che mi succede. Voi già pensate a dopo e volete due poltrone. Che fanno in sostanza? Allora gli chiedono due poltrone. E che risponde Gesù? Dice, guardate che chiama tutti quanti gli altri, gli altri saranno, ma che avete chiesto a Gesù, eccetera, eccetera. Allora Gesù dice, ma guardate, forse non ci siamo chiesti abbastanza bene. Perché è vero che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, i loro grandi esercitano su di esse il potere. Attenzione, fra voi però non è così. Ripeto, fra voi però non è così. Ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, chi vuole essere il primo sarà il servo di tutti. Questo fra voi non è così, secondo me, dà un po' il senso all'esperienza di un cristiano in politica. Cioè, un cristiano che entra in politica deve conoscere questo passaggio del Vangelo, Marco 10. Deve sapere che, nonostante la tentazione di poltrone esista, perché bello, dai, cioè, se oggi fossi ministro mi divertirei di più che non sta fuori dal Parlamento, no? E vedo dei miei compagni di banco che sono diventati ministri. Più bravi di me? Non lo so, forse si sono trovati solo al posto giusto al momento giusto. E quindi ogni tanto uno ci pensa, non è che non ci pensi. Però poi pensi soprattutto a questo, fra due però non è così. Ma chi vuole essere il primo? Si è sempre di tutti. Allora, se uno, io lo direi a tutti quelli di voi, no? So, immagino che ci siano delle persone che sentono un afflato politico. Ecco, a tutti voi, se pensate in politica, tenete presente questa frase di Gesù. Fra voi però non è così. Cioè che per noi queste logiche non possono valere, se no non siamo noi, se no ci andiamo a perdere. No? Allora andiamo all'altro passaggio. Se no che cosa vuol dire andarsi a perdere? Vuol dire questo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? Ma soprattutto, a che serve il sale senza sapore? A null'altro serve che essere gettato via e calpestato dagli uomini. Matteo 5, 13. Noi siamo il sale della terra. A me è piaciuta sempre da morire questa cosa che siamo il sale della terra. Perché mi è piaciuta? Perché il sale, che a me piace pure abbastanza, ha una funzione quando lo mischia ad altra roba. Il sale da solo personalmente mi terrorizza e credo anche a ognuno di noi. No, non ha senso il sale da solo. Il sale ha senso quando sta con l'altra roba e ha il sapore dell'altra roba. Per cui io ho sempre vissuto questa, e a sinistra in generale si vive molto questo passaggio, dicendo no, ma il cristiano deve essere mischiato. Il cristiano deve essere insieme a tutti, il cristiano deve essere in mezzo ai laici, il cristiano non deve essere neanche riconoscibile come cristiano. Però attenzione, perché qui Gesù dice un'altra cosa. Gesù dice, è vero che vi dovete mischiare, ma perché dovete dare sapore al resto? Se voi il sapore vostro lo perdete, cioè se io col fatto che siete così mischiati alla fine non vi riconosco più, allora che mi servite? A niente. Ecco, questo è un altro senso, perché vi dicevo, tra voi non è così, perché se poi uno si adatta alle logiche, si mischia così tanto, che poi non sei più sale, allora lascia aperto, non ci lo metto il sale, ci metto un'altra foglia di insalata, che è lo stesso.
non c'ho più bisogno del sale, se tu devi essere il sale del mondo. Tu sei il sale del mondo perché c'è una cosa che devi fare, dà sapore alla parola. Su questo punto, essere il sale o essere invece la luce, c'è una diatriba storica tra destra e sinistra in politica. Allora la sinistra dice no, il cristiano deve essere mischiato, non si deve riconoscere, eccetera, eccetera. La destra dice no, il cristiano deve essere luce, deve essere ben riconoscibile, quindi siamo un gruppo. In certi casi siamo anche un po' lobby, ci sono, no, delle associazioni che fanno un po' di sana o meno sana lobby cristiana. E altri invece che si tendono a nascondere appunto insieme agli altri. Chi ha ragione? Tutte e due, tutte e due. No, non c'è una o l'altra che ha ragione, perché anche quelli che ti dicono la luce non si mette sotto il moggio, no? Come dice qua il Vangelo, siamo al versetto poco dopo, sempre Matteo 5, quindi siamo a 14. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma solo il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Poi questo è bellissimo. A me capita molto raramente di andare a letto dopo mia moglie, perché lei è nottambula. Io crollo prima e vado a letto prima, quindi il problema si pone poche volte. Quelle volte in cui lei è particolarmente stanca e io vado a letto e ho voglia di leggere qualcosa, per non disturbarla prendo la baju che sta messa lì sopra, la sposto per terra, ogni tanto ci metto quasi pure mezzo libro sopra in maniera tale che la vedo proprio solo io e non la vede nessun altro, e mi leggo il mio libro sperando di non infastidirla. Alcuni cristiani sono così. Alcuni cristiani dicono io questa luce me la tengo vicino a me, così lo so io che sono cristiano, ma non infastidiamo i famosi cristiani che non sporcano. Questi è tipica, no? Per non dare troppo fastidio, io la mia luce me la tengo stretta per me. Secondo me questa è una cosa che non funziona, così come non funziona il sale che non dà sapore. E questo non vuol dire che io credo in un partito cristiano, non vuol dire nulla dal punto di vista partitico, lo dico proprio solo da cristiano impegnato in politica. Fate finta che non sia mai stato in Parlamento, non è questo l'importante. Cioè io direi che se io da cristiano mi capita qualcosa è perché voglio portare tutto me stesso. Se la ricchezza più grande che c'è è il Vangelo, se il Vangelo lascia il guardaroba del Parlamento, è meglio che non c'entri. Poi vuol dire che devo brandire il Vangelo così con un'arma e taglio in testa ai non credenti? No, perché sarei altrettanto cretino. Però vuol dire pure che io sono lì con la mia storia, sono tutto quello che sono. E quindi nessuno potrà chiedermi una fedeltà profonda e totale, qui veniamo al titolo di stasera, tra lealtà e fedeltà, perché io se devo essere fedele a qualcuno, ce l'ho già qualcuno a cui essere fedele. E come dicevamo scherzando, alcuni di noi, la politica non mi può mai dare dei dogmi perché ce n'ho già abbastanza nella mia religione. Quindi nessuno mi può chiedere atti di fede nella politica, ma perché ne faccio altri da altre parti. Questo è un po' secondo me quello che diversifica un cristiano rispetto agli altri. Quindi l'essere sano, l'essere luce, il sapersi mischiare, ma il non vergognarsi della propria luce. Di non vergognarsi, di non essere cristiano che lo sporca. Poi qui guardate, c'è tutto il casino attorno alla parola laicità, no? Che spesso si utilizza in vano e in maniera sbagliata. In Francia hanno deciso, per esempio, che laicità significa impedire al bambino ebreo di andare a scuola con la kippa sulla testa, o impedire alla bambina o al bambino cattolico di andare a scuola con la crocetta al collo, o alla bambina musulmana di andare a scuola con un velo attorno ai capelli, perché per loro questo è un dare fastidio all'altro, un entrare prepotentemente nella vita di chi non crede. Ma questa è una strada, un slippery slope, come direbbero gli inglesi, è un piano scosceso che poi ti porta a dire season greetings invece di buon Natale, perché tu non puoi disturbare nessuno, e ti altro che il sale che perde sapore, no? Qui ti fa perdere anche proprio quello che noi siamo davvero. No, allora secondo me non è questa la laicità. La laicità è una separazione seria tra la Chiesa e lo Stato, questo sì, ma non è negazione della dimensione pubblica della fede. Perché la fede, perché se io posso andare a scuola con la sciarpa della Juve sperando di non offendere nessuno di voi, e nessuno mi caccerà perché sono andato a scuola il giorno dopo o per strada con la sciarpa della Juve perché porto la mia Juventinità adesso, non vedo perché non posso andare a scuola o per strada o in giro con un segno religioso in cui c'entra tutto me stesso, tutto quello che io sono, per paura di offendere qualcuno. C'è una
c'è una confusione enorme, no? Tra il rispetto dell'altro e un pluralismo che invece di essere mettere insieme cose diverse è annullare tutto e farci diventare tutti quanti dei cubi anziché quello che noi siamo veramente. Quindi per questo secondo me il cristiano di quello che è non si deve mai ricambiare, non si dovrà mai ricambiare in nessun ambiente. Volevo raccontarvi due storie e poi più o meno abbiamo quasi finito. Una è di un padre e una è di un figlio. Il padre si chiama Davide, il figlio si chiama Salomone. Sono due re molto importanti, la storia di Davide più o meno ve la ricordate, no? Come viene scelto Davide, eccetera, eccetera. Ma a me quello che mi ha sempre colpito di più della vita di Davide è un pezzo del secondo libro di Samuele, capitolo 11, seconda campagna ammonita, il peccato di Davide. Che succede qua? Qui succede che Davide è re, quindi c'ha una serie di cose che si può permettere e che altri non possono permettersi. Immaginatevi un politico, un ministro, un politico di un certo livello, eccetera, eccetera, che ha delle cose che sa che può fare con il proprio potere. Insomma, un giorno Davide sta lì nel suo bel palazzo, guarda fuori dalla finestra, dall'altra parte, nell'altro palazzo, vede una donna nuda che si sta facendo il bagno. Dice, mamma mia, questa quasi quasi ci faccio un pensierino, e la fa chiamare. Questa donna si chiama Bezzabea. C'è un piccolo problema questa signora, che è già sposata con un tizio che si chiama Uria l'entità, ma Davide è re, quindi si può permettere tutto, si prende anche una donna che in teoria non dovrebbe prendere. La porta nel palazzo e naturalmente stanno insieme. C'è un problema. Il problema è che questa donna, dice la Bibbia, con un linguaggio diciamo assai poco elegante, ma era il linguaggio diciamo, dell'epoca, si era appena mondata delle sue immondezze, cioè aveva appena avuto il ciclo, e quindi probabilmente era anche un periodo fertile del mese, perché il ciclo in quel momento era appena finito. E a un certo punto, con Uria che stava in guerra, questa Bezzabea dice: guarda, maestà, sì, insomma, Davide, eccetera, c'è un piccolo problema, io aspetto un pochino. Oh, porca miseria, dice Davide, adesso che facciamo? Vabbè, mi è venuta in mente una cosa. Fate rientrare Uria dalla guerra e ci penso io. La fa Uria, rientra! Uria rientra dalla guerra, dice, lei mi vuole parlare, quindi no, guarda Uria, non so sapere come sta andando la guerra, tutto a posto. Guardi, stiamo combattendo come matti. Senti, ma pensa, tu stai combattendo così tanto, fai una cosa, adesso te ne vai a casa, con calma, stai un po' con tua moglie, ti porto pure qualcosa da mangiare, state un po' insieme, no? E poi dai, poi riprendi a combattere con più vigore. Dice così, questo, figuriamoci, dopo mesi di astinenza, torna dalla guerra, chissà che cosa gli farà la moglie. E viene invece, e dice addirittura, lo seguì una portata del pranzo del re, quindi no, lui esce dal palazzo, tutto il cibo dietro che segue Uria fino a casa. E Uria gli dice, che viene, guardate, lasciate stare, perché io proprio non ho nessuna voglia di entrare dentro casa. Ci sono i miei amici che stanno in guerra, stanno combattendo come matti, e io sto qua, non entro in casa perché insieme a mia moglie dormo qua sullo zendino. E si mette fuori da casa e dorme fuori da casa. E allora Davide fa a Bezzabea, entra dentro casa, no, guarda, questo è rimasto fuori tutta la notte. Vabbè, proviamo, seconda opzione, lo faccio qui a casa. Il giorno dopo ritorno e Davide va a mangiare, bere, eccetera, eccetera. E a un certo punto Uria di nuovo non rientra a casa e niente, non vuole stare con la moglie. E Davide deve risolvere questo problema. E che fa allora? Rimanda Uria in guerra e soprattutto scrive una lettera al capo dei soldati che stanno in guerra. Dice, scusate, mi fate un piacere, attaccate a casaccio, anzi lì dove i nemici sono più forti, così sappiamo che qualcuno lo perdiamo, quindi mettete in prima fila Uria, almeno fanno sempre Uria. E così fanno, quindi Uria poverino va lì a combattere, lo mettono davanti e poi muore, muore in guerra. Quando torna indietro il messo a dire, caro Davide, noi abbiamo combattuto dove i nemici, e Davide, ma come, siete andati proprio lì dove i nemici erano più forti, ma no, questo non l'ha fatto, ma no, sai, perché pensavamo che comunque, guarda, è morto Uria, è morto Uria. Allora Davide si calma in quel momento, quindi quella donna diventa vedova, Bezzabea la fa venire al palazzo e poi la sposa. Che succede? Che Dio, tramite il profeta, che dice a Natan, se non ricordo male, gli dice, guarda, a me queste cose non piacciono, questo bambino morirà. E lui sta lì, si butta per terra, si spera, va di giù, eccetera, il bambino prende il cuore. E questo è il primo figlio di Davide e Bezzabea, perché è frutto di un peccato, cioè di una cosa, di un bersaglio sbagliato, no? Come si direbbe in etimologia. Così non va. Prendiamoci i simboli, prendiamoci tutto quello che volete, ma in realtà chi è Davide in quel momento? È il politico
che ha ceduto al primo compromesso. Vabbè, dai, c'è una donna lì, facciamo così, quarto d'ora, 20 minuti, la rimando a casa. Ma da questo primo compromesso poi ne esce un altro ancora più grosso, ne deve fare un altro, ne deve fare un altro, ne deve fare un altro ancora. Se c'è una volta, molto spesso c'è la seconda e poi c'è la terza, e ti ritrovi che hai detto di sì una volta per un piccolo favore, la seconda volta lo farai per un altro, la terza per un altro, eccetera, eccetera. Non è facile, non è sempre facile, avendo tutto a disposizione. Io non dico che ho pietà per... Sì, pietà cristiana, sì, cioè diciamo, non dico che giudico bene o giustifico, le persone che in questo momento, per esempio a Roma, siamo proprio allagati da persone con responsabilità sopra piedi. Però dico, guardate, oggettivamente, quando sei in posizione di comando, ti capitano delle situazioni in cui devi essere forte, cioè devi essere bravo, devi essere solido. Quindi un cristiano deve stare per bene. Perché se un cristiano è costruito altrove, se la sua casa è costruita sulla roccia, c'è più possibilità che resista bene. Comunque, fatto sta, questa è la storia di Davide. Insomma, Davide e Bezzabea hanno poi alla fine questo figlio muore, però poi dopo le vedova si sposano, stanno insieme, fanno un altro figlio, nasce Salomone e Salomone diventa re. E qui c'è il discorso più bello della Bibbia, secondo me, per il politico cristiano. Ve lo leggo e poi mi sa che chiudiamo qua. E c'è Salomone che a un certo punto si mette a dormire e inviamo, dice, perché Salomone era andato lì per offrire dei sacrifici, perché era il posto più alto, l'altura più alta. Il Signore gli appare in sogno durante la notte e gli dice: senti Salomone, tu sei qua il re, no? Il re del mio popolo, quelle altre cose, insomma, cioè io ci tengo a te. Allora facciamo una cosa, siccome io prendo a te ci tengo, perché io tengo il mio popolo, quindi tengo a te. Dimmi un po', che cosa posso darti? Chiedimi ciò che devo concederti. E Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande benevolenza. No, è vero, no? Perché poi alla fine l'aveva perdonato, cioè l'aveva prima scelto, poi l'aveva perdonato anche un peccato, così. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza, gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come dire, non è che ti sei limitato a uccidere il primo, quello che diciamo prima con Bezzabea, ma gli hai dato un altro che poi diventasse re, no? E adesso sono io questo qua, come avviene oggi. O immaginate che Salomone, quando dice questa cosa a Dio, la sa la storia del padre, non è che non la sa, il padre e la madre gli hanno raccontato tutta la storia, ma come vi siete conosciuti? Guarda Salomone, quando sei più grande te lo spiegavo. No, voglio sapere come vi siete conosciuti, vabbè, allora te lo spiegavo bene. Quindi lui lo sapeva questa storia, Salomone. Quindi pensate com'è cresciuto, no? Sapendo che c'era un figlio prima di lui, ma che è il figlio del peccato, e che lui invece no, non è il figlio del peccato. No, vabbè, chiudo il torniamo qua. Allora dice: ora, Signore mio Dio, tu mi hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Cioè, io mi hai fatto regnare me, il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono un ragazzo, non so come regolarmi. Già una persona che di fronte alla sfida grande del governo riconosce il proprio limite umano e di mancanza di esperienza, no? Cioè come Socrate che diceva, no, sempre che io so di non sapere, Salomone dice io sono un ragazzo e io probabilmente direi la stessa cosa, pur avendo 43 anni, avendo studiato abbastanza, se mi trovassi di fronte a una sfida di governo direi sono un ragazzo, cioè una responsabilità enorme. Perché c'è un popolo enorme dietro di te, ci sono 60 milioni di italiani, ognuno con la sua storia, ognuno con la sua famiglia, e tu ti carichi sulle spalle il peso che è grande, spesso più grande di te. Governare è una cosa difficile, è una cosa impegnativa, che io non potrei mai fare da solo, mi circonderei penso delle migliori menti in circolazione perché non mi sentirei abbastanza adeguato per portare un peso così grande, no? Pur avendone magari voglia e desiderio. E Salomone in sostanza dice questo, dice: io sono un ragazzo, non so come regolarmi, il tuo servo, cioè io, dice Salomone, è in mezzo al tuo popolo che ti sei scelto, ma cavolo, proprio il tuo popolo, capito? Non è che mi sono capitati gli altri, io sto proprio a fare il re del tuo popolo, ed è un popolo così numeroso che non si può calcolare né contare, questi sono tantissimi, come faccio a perseguire il bene comune? Come faccio io a trovare, io posso aiutare questo o quello, ma il bene comune dove lo trovi? Allora senti, ti chiedo una cosa sola, concedi a me, cioè a tuo servo, un cuore d'acciaio, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo
e sa che distinguere il bene dal male. Perché chi potrebbe governare questo popolo così numeroso? Questo tuo popolo, gli dice, così numeroso. Cioè, una cosa solo la voglio, guarda, cuore docile, distingue il bene dal male, tutto il resto non ti preoccupare. Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza per governare, e Dio gli disse: siccome hai domandato questa cosa, e non hai domandato per te né una lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento per ascoltare le cause, ecco, allora faccio come tu hai detto. Ecco, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Come te non ci fu alcuno prima di te, né sorgerà dopo di te. E poi, già che ci stiamo, dice Dio, ti concedo anche quanto mai hai domandato, cioè ricchezza e gloria come nessun re ebbe mai. Vi ricordate che Matteo 6, o Luca 12, insomma, un passo parallelo: cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi verranno date in aggiunta. Ma prima dice: non vi preoccupate, diciamo che mangerete, diciamo che berrete, i cibi del campo sono così belli che neanche Salomone vestiva come uno di loro. Ecco, allora io vi dico: non vi preoccupate, diciamo che mangerete, diciamo che berrete. Cercate prima di tutto, ma non cronologicamente, ontologicamente, cercate innanzitutto, prima di tutto, il regno di Dio e tutte queste altre cose vi verranno date in aggiunta, non vi mancherà mai niente. Ed è quello che accade a Salomone. A Salomone, perché ha indovinato la risposta. Cioè, quando Dio gli ha detto: che vuoi che ti dia? Ha indovinato la risposta. Ha detto: voglio solo la saggezza. Voglio un cuore docile che mi insegni a comprendere il male dal bene, il bene dal male. E voi pensate, avere dei capi di governo nel mondo che siano in grado di dividere il bene dal male e di capirlo. Non è un caso che ha messa la preghiera dei fedeli, credo anche in questa diocesi. Certamente sul libricino la domenica, no? Ogni domenica la preghiera dei fedeli, ci sono in media 5 preghiere, no? Una è per la Chiesa, una è per i poveri, una fissa è per i governanti. Non ci avete mai fatto caso che una preghiera fissa dei fedeli è per i governanti? Ma non perché la Chiesa vuole avere gli amichetti tra i governanti, perché? Perché la Chiesa sa che governare è un compito complicatissimo, che è difficilissimo e che come fai rischi di sbagliare. Allora, da un lato vi dico: non abbiate solo rabbia verso la politica, abbiate voglia di impegnarvi. Dall'altro, pregate pure, se potete, per i governanti, ma che vada al di là di loro, delle loro forze, di chi sono, delle loro storie. Perché secondo me è questo è il punto chiave. E ci devono essere delle persone che siano in grado di fare la scelta di Salomone. E questo dobbiamo portare in politica. Dobbiamo portare delle persone che non cerchino il bene personale, ma che cerchino soprattutto un cuore aperto per capire. Poi si può capire in maniera diversa. Guardate, io ed Eraldo, per esempio, Eraldo Ciancherotti, non so se lo conoscete, alcuni di voi certamente, no? Lui milita in un altro partito che non è quello in cui ho militato io, anzi siamo stati anche in visita da varie cose, eccetera, eccetera. Possiamo avere delle sfumature e degli approcci diversi, così come credo che molti di voi li avranno. Se noi mettessimo qui delle urne per votare, di mettere delle croci su un partito, non sono certo che mettereste tutti la croce sulla stessa cosa, perché le sensibilità politiche poi sono diverse. Ma se noi partiamo tutti quanti dalla stessa buona fede, ma intesa fede proprio anche con la F maiuscola, io sono sicuro che da qui una soluzione per l'Italia si trova, certamente si trova. Ma possiamo, ripeto, variare all'immigrazione come affrontiamo il problema, il rispetto della vita come affrontiamo il problema, e non dividerci a comportamenti stagni. Quando governa la sinistra stiamo a posto sul rispetto della vita, e quando governa la sinistra stiamo a posto sull'immigrazione. Ma ogni volta metterci in discussione e cercare delle soluzioni. Ecco, questo secondo me è quello che un politico cristiano deve fare. Quello che il politico invece generalmente fa, e che un cristiano non deve fare, è, per tornare al discorso di prima e al titolo, è quello di essere fedele di qualcuno. Perché purtroppo nella politica attuale, e io sulla mia pelle anche l'ho sperimentato, si arriva a chiedere, a pretendere non la lealtà, ma la fedeltà dei capi. Ci sono dei leader che si circondano soltanto di persone di massima fiducia, spesso scodinzolanti, molto spesso scodinzolanti, e questo è triste, guardate, triste. E quindi la libertà della persona, il mettere quello che sei davvero al servizio degli altri, viene meno, perché tu rinunci a una parte di te per un obiettivo che è quello delle famose poltrone di Giacomo e Giovanni. Questa forse è stata la cosa più frustrante che ho vissuto io in 5 anni di Parlamento, cioè il vedere come
siamo molto semplice questa tentazione alla fedeltà che va ben oltre la lealtà. La lealtà difficilmente premia nella politica attuale, perché se sei leale e quindi dici le cose come stanno, spesso sei pericoloso. E perché sei pericoloso? Perché sei incontrollabile. Perché sei incontrollabile? Perché non sei di nessuno, mentre in realtà sei già di qualcuno, ma non sei di nessuno lì dentro. Ecco, questa è un po' la grande fatica che secondo me i cristiani vivono e che non vedono molto grandi soluzioni, però mi sento di doverla condividere con voi. Detto questo, io finirei per il momento, diciamo, la mia introduzione. Se ci sono delle domande sarei felicissimo di rispondere, spero di sì, perché se non fino a qua insomma vedi qualcosa, prego. Io ho una domanda molto chiara, per iniziare appunto a lavorare in politica, a entrare in politica, a interessarsi alla politica, uno quali passi deve intraprendere proprio? Perché adesso abbiamo parlato soprattutto, diciamo così, dell'etica, tra virgolette, però se uno è proprio all'inizio, che è completamente al di fuori della sfera politica, anziché anche semplice andare a votare, si vuole interessare in maniera un po' più concreta, come può fare? Allora, c'è una via lunga e una via breve. La via breve, che è quella più utilizzata nel mondo attuale, nella politica attuale, soprattutto all'epoca del Porcellum, in cui si possono fare delle liste bloccate, quindi si possono inserire delle persone che non hanno bisogno di un consenso radicato sul territorio. La via breve è quella di cercare popolarità in un altro modo e di approfittare di questa popolarità per entrare in politica. Faccio un esempio, il mio caso è abbastanza al limite, però io, pur avendo studiato questa roba per una vita, pur avendo, ripeto, fatto scienze politiche, essendomi laureato in analisi del sistema politico italiano, quindi nello specifico, avendo fatto una tesi sulla Lega e il qualunquismo, il partito degli anni 40, il fronte del nuovo qualunque, che è stata pubblicata da Armando Editore, e tutte queste robe qua, cioè, non è che non la conoscevo, nel senso che avevo i miei studi, il master in studi parlamentari. Se avessi dovuto seguire il tragitto lungo, non sarei mai arrivato in Parlamento, mai, mai. Perché sono arrivato in Parlamento? Perché la sorte, la provvidenza, la fortuna, il caso, il destino, la mia vita, ha voluto che io fossi in quel momento una persona più o meno conosciuta in un certo ambiente. Perché stavo in televisione e dalla televisione io sono arrivato alla politica. Ma quando mi chiamarono per fare il parlamentare, mi chiesero cose che pure se io non avessi mai studiato la politica, avrebbero avuto lo stesso effetto. Cioè non è che mi hanno detto che cosa pensi tu del sistema del bicameralismo perfetto in Italia di oggi, per vedere se io ero più o meno adatto a quel ruolo. Semplicemente è un simbolo che in quel momento andava bene. E io dico sempre che con me sono stato fortunato, perché poteva capitargli molto peggio. Gli stessi simboli li cercano i partiti da una parte e dall'altra. Per dire, da Berlusconi, che anche lui candidò, mi pare, Manuela Di Centa, no? nello stesso anno in cui venni candidato io, che lei che aveva fatto trasporto, Olimpiadi, vinto medaglie, Monti, candidato Valentina Vezzani, ma tanti, no, ce l'abbiamo, cioè nel senso che possiamo trovare 200.000, sono strade alternative, o quello che è diventato uno scienziato famoso, adesso sono sicuro che l'astronauta, per esempio Samantha Cristopoletti, o quello che è andato prima, Luca Parmisano, se volessero candidarsi domani mattina troverebbero una candidatura in Parlamento. Ma perché sanno qualcosa di politica, perché hanno a cuore il bene comune? No, non è detto, può darsi che magari siano molto bravi, non lo so, non l'ho mai sentito, ma semplicemente perché hanno una riconoscibilità. Quindi quello che accade oggi, non è una risposta completa alla domanda, ma quello che accade oggi è questo, soprattutto con una politica molto mediatica, una politica con il Porcello, eccetera, eccetera, è molto più semplice oggi entrare in politica con strade alternative. Per cui direi, diventa prima il più grande calciatore italiano e poi dopodiché 35 anni fai annusare a un partito che saresti disponibile, sta tranquillo che ti trovi in Parlamento, se non addirittura ministro, oppure diventi il miglior pittore in circolazione, eccetera eccetera, e vedrai che ti verranno a prendere. Quello che invece, la risposta seria è che secondo me non è detto che bisogna cominciare con un partito, non è detto, si può cominciare in un'associazione che non si occupa direttamente di. Il Movimento per la Vita è certamente una cosa che fa politica, anche se non è politico. Le ACLI, anche troppo politiche, idee, visto l'ultimo periodo, hanno non so quanti presidenti nazionali al Parlamento e ai governi, però le ACLI sono un altro modo di fare politica senza essere politica.
ma qualche ce ne sono, no? Di associazioni anche su, sul territorio, eccetera, eccetera, che possono fare delle cose, come il centro stalli che si occupa dell'assistenza agli immigrati, quello è un modo di fare politica, nel senso di aiutare la tua polis. Poi da lì, se ti interessa anche correre a delle cariche politiche, vedrai che con una buona reputazione sul territorio per le battaglie che hai fatto, certamente troverai anche dei voti disponibili. Io credo, per esempio, che Geraldo sia diventato consigliere comunale per la prima volta anche grazie al lavoro che faceva con il Movimento per la Vita, cioè persone che conoscevano in un altro ambito che poi dopo l'hanno portato in un'istituzione. No, la stessa cosa potrebbe succedere per molto. Però, se, quindi, direi che questo è il criterio classico, cioè di non impegnarsi subito in un partito ma fare la cosa che mi sta più a cuore. Io perché sono nato? Perché voglio aiutare gli immigrati. Ok, gli aiuto gli immigrati, faccio una cosa per loro, eccetera, eccetera. Poi se da qui nascerà qualcosa, bene, ma non andarne a cercare, soprattutto non vederla come una cosa tac tac, cioè una dopo l'altra, perché sennò fai l'errore di Giacomo Giovanni, capito? Che pensano regno, regno di Dio, regno potrone, destra, sinistra, sistematico. È la stessa cosa, e anche perché poi la politica delle variabili così imponderà. Che mai ti si potrà prospettare un percorso esattamente diretto come immagini. In ogni caso, quando anche tu non avessi voglia di candidarti a delle cariche istituzionali, io direi che la politica per me è un obbligo. È un obbligo. Perché è politica tutto, La politica è un obbligo. Andare a fare una scuola dei bambini svantaggiati è politica, Cioè non ci prendiamo in giro, è occuparsi della società. Poi, ripeto, c'è la politica delle istituzioni che è altra cosa, però tutti noi siamo chiamati ad avere un ruolo politico in un modo o nell'altro. Può essere più o meno palese, più o meno di primo piano, ma questo è. Altre domande? Prego. Volevo chiedere, se lei ha avuto la fortuna, come sempre, perché la fortuna perché era in televisione e quindi è stato chiamato a fare politica. Ha portato la sua coerenza questa sera, l'ha detto, e gli erano anche dichiarati i suoi colleghi di partito. Perché ne è uscito? Non credo che abbia completato. Ma io non sono uscito per volontà personale, sono uscito perché sono stato fatto uscire, ma non chiuso la porta, nel senso che la cosa è andata così. Ora, insomma, non entro troppo nel personale perché penso che i miei cavoli non interessino a tutti, ma. Io avevo nelle primarie, essendo sempre persona libera, nelle primarie del 2012 all'interno del Partito Democratico, quelle tra Renzi e Bersani, avevo sostenuto Renzi perché ero convinto, pur essendo convinto delle grandi doti umane di Bersani, che da quel punto di vista mi convinceva ancora di più rispetto a Renzi, però pensavo che con Bersani il Partito Democratico non avrebbe vinto le elezioni, come poi è stato. Perché con Renzi invece secondo me si sarebbe sfondato più al centro e si sarebbero tolti dei voti a Grillo, cosa che poi si è dimostrata adesso, no, nelle ultime elezioni, infatti è vero che si è candidato Renzi alle europee, ha tolto dei voti a Grillo e ha preso più voti verso il centro. E quindi per questo motivo sostenevo Renzi. Il fatto di sostenere Renzi a quelle primarie, mentre invece tutti quanti all'incirca si erano messi con Bersani perché sapevano che avrebbe vinto, perché in politica sono eccezionali, altro che il colonnello del RAC con la previsione del tempo, cioè in anticipo si sa chi vince, e quindi tutti quanti hanno usato, e immediatamente ci si riposiziona sempre sul carro del vincitore quando quello deve ancora partire, o appena parte, provi a agganciarti all'ultimo secondo. Quindi vedi gente che sognava fino al giorno prima che va per l'accetto, capito? Cose che, vabbè, questo accade appunto in politica quando, ripeto, non è un problema di idee ma spesso di persone. E io ero tra i pochi invece che siamo schierati da quella parte. Quando hanno fatto le liste, nel Partito Democratico hanno fatto una cosa un po' particolare, che erano queste primarie dei parlamentari. Ora, io avevo due problemi. Il primo era che ero stato candidato a Napoli con il Porcellum e quindi per tutti e cinque gli anni, pur essendo romano, ero andato tutte le settimane a Napoli. Ma come servizio lo facevo, come servizio civile, sapendo benissimo che non mi sarebbe fruttato neanche un voto a Napoli, una cosa del genere, perché avrebbero votato sempre un napoletano per rappresentarmi piuttosto che me. Infatti poi così è stato, non mi sono neanche presentato le primarie a Napoli. Le primarie a Roma non le potevo fare, perché da Roma, di fatto, io politica locale romana, oggi dico per fortuna, non l'avevo mai fatta, ma io che avevo fatto in quei cinque anni? Avevo girato l'Italia a parlare essenzialmente di un tema, di un paio di temi, ma quello grosso era gli immigrati, l'immigrazione, la cittadinanza ai figli degli immigrati, quindi i nuovi italiani, eccetera, eccetera, i ragazzi figli di immigrati nati e cresciuti in Italia, che vanno a scuola e così via. E quindi potevo dire, io avevo 200 voti ad Aosta, forse, che ne so,
50 pure a Sanremo, 300 a Reggio Emilia perché ho i parenti, 500 a Roma, forse 200 a Napoli ce li ho, e in tutta Italia io potrei anche avere il pacchettino, ma non ce li ho tutti in un punto concreto, quindi non potevo presentarmi a queste primarie dei parlamentari perché non l'avrei passata. Allora pensavo nella mia ingenuità, insomma, vabbè, però dai, essendo tutto sommato una persona che si è distinta nella legislatura su questi temi, essendo una persona pulita anche con una buona stampa, perché poi essendo giornalista avevo una certa familiarità anche con gli organi di informazione, mi invitavano spesso e così via, mi metteranno forse nelle liste bloccate. E lì le hanno divise tipo a cassetti. Allora questi sono i Franceschini, quanti ne toccano a Franceschini? 5. Letta quanti ne toccano? 5. Fioroni quanti ne toccano? 5. Bersani quanti ne toccano? 23, capito? Così. Renzi quanti ne toccano? 15. E io ho finito nel calderone Renzi, pur non essendo mai stato del giro strettissimo. E quando Renzi ha dovuto scegliere quei 15, ha preso sua facoltà, che io gli faccerò a vita, perché secondo me questo non è un criterio serio, i 15 più vicini che aveva. Ha preso 15 persone di somma fiducia, di somma fedeltà, per usare una parola che avremmo detto prima, persone che ancora oggi gli sono accanto, okay, le quali evidentemente si fida. È un criterio questo. Se avessi dovuto scegliere io, se fossi stato io in quel momento in le condizioni, avrei scelto le 15 migliori persone che avevo a disposizione. E invece è stato scelto di scegliere quelli che 15 di cui ti fidavi di più. E per questo motivo sono finito fuori. Poi dopo ho avuto anche altre possibilità, perché mi sono state proposte altre candidature da altri partiti. Però ho visto che non era probabilmente il momento, non me la sentivo, insomma, di fare una cosa così repentina, poi rischiando addirittura di essere, come si dice, volgarmente gergo, trombato qui dall'altra parte, che non ha nulla da fare, no? E quindi alla fine sono rimasto fuori, tutto qua. Poi, non è che è stata una scelta. Poi, adesso, io sono esattamente come ero quando sono entrato, nel senso, io ero cittadino libero prima di essere in Parlamento, sono stato cittadino libero in Parlamento e sono cittadino libero adesso. Non è che vado in giro con la scritta, con la maglia del PD, la scritta che mi dietro la maglia. Anzi, se io vedo che succede qualcosa di brutto del PD, ma di più rispetto alla media, perché è un pezzo di storia mia che mi fa soffrire, insomma, se devo dire. Quindi, però è logico, no? Che i valori che una persona ha, più o meno quelli rimangono, quindi difficilmente voterò mai nella vita per la Lega o per Fratelli d'Italia, è logico. Però ciò non significa che io sia un uomo di partito, non sono mai stato. Prego. Non si è mai pentito di non aver seguito il cuore in quella circostanza, visto che diceva che il suo cuore probabilmente batteva molto di più per Bersani, perché era la persona veramente migliore. No, ma non è questione, cioè diciamo che io ho proprio pensato che per l'Italia Renzi sarebbe stata la scelta migliore. Pensavo che sarebbe stata la scelta migliore perché secondo me, appunto, in quell'occasione Renzi che cosa sarebbe successo? Se avesse vinto Renzi le politiche del 2013 avremmo risparmiato 2 anni di perdita di tempo, perché di fatto abbiamo perso tempo per 2 anni, avremmo probabilmente un nuovo Presidente della Repubblica oggi, avremmo un Movimento 5 Stelle, per il quale magari molti di voi saranno quelli elettori che li rispetto profondamente, però certamente depotenziato rispetto ad adesso, avremmo forse la capacità di una maggioranza un po' più ampia in cui si riusciva a portare a casa qualche cosa. Adesso questo Parlamento è balcanizzato, ha 3 schieramenti, uno che era quello sopra rappresentato dal premio di maggioranza e che si è spaccato in due perché Sel un pezzo se ne è andato via, quindi ha dovuto chiedere aiuto a un altro pezzo che stava invece del Berlusconi, che si è spaccato pure quello. Grillo si sta spaccando pure lui, oggi mi hanno detto che forse al Senato 5 passano col PD. Quindi pensate che sta succedendo. Allora, secondo me sarebbe stato meglio e più chiaro se avesse vinto una persona con le elezioni là e poi si andava avanti per un po' di tempo. E io credo che l'avrebbe vinto, onestamente. Quindi, questo era quello che pensavo. In più, le dico la verità: determinati approcci di Bersani, per il mio modo di vedere, non erano i miei. Io mi sento più liberale di Bersani in economia, per esempio. No? Tanto, anche se lui è stato, da ministro, è stato molto liberale. Ma il programma d'Italia Bene Comune, non era esattamente il mio approccio, perché quello mi sentiva di un compromesso con una parte di Sel, eccetera, che a me non piaceva moltissimo. Quindi diciamo anche delle scelte politiche, se vogliamo, che io non sono mai stato particolarmente vicino alla CGIL come approccio personale, no? Quindi avendo sempre quasi sempre lavorato come freelance, il ruolo del sindacato, io lo ammazzerei il sindacato se potessi, perché noi freelance non ci ho mai considerato nella vita. A me, quando facevo giornalista in Rai, ma non ero considerato un giornalista, non avevo un contratto da giornalista, io li detestavo, perché dico, ma perché quando Fabio Zavattaro o il povero Giuseppe De Carli, che adesso non c'è più,
e io facciamo le stesse cose e loro sono giornalisti e io sono conduttore, ma che vuol dire? Cioè, dov'è il sindacato? Chi è che mi appoggia? Quindi diciamo che rispetto al sindacato anche avevo un approccio un po' diverso. Detto questo, poi mi sarebbe forse convenuto di più, questo sì, però guardi, se avessi dovuto fare le cose per convenienza l'avrei fatte parecchie altre. Ma io penso che alla fine, guardi, tutti noi abbiamo gli specchi a casa e gli specchi non sono di legno. Io quando la mattina mi guardo sono sempre contento di quello che vedo, con tutti i miei terribili difetti, che però c'avevo prima della politica, non è che l'ho preso di più. Però posso dire serenamente, dal mio punto di vista, quando qualcuno mi attacca per l'esperienza politica, eccetera, che io sono veramente uscito come sono entrato, e il mio conto in banca è davvero anche rimasto come quello che era entrato. E quindi mi sento una persona che ha fatto un servizio, poi dice, ma è chiuso per sempre? Boh, e intanto non so io quello che lo decide. Se poi a 70 anni vorrete il sindaco di Alberga o Sanremo e vorrete un grande vecchio, bravo, ne riparliamo a 75 magari, facciamo. Però adesso non lo so, non ci sto pensando, non mi sto riproponendo, quello che voglio evitare di fare è quello che molti miei colleghi hanno fatto nel corso degli anni. Guardate, la politica è piena, il Parlamento è pieno di ex parlamentari che girano attorno sperando che la ruota prima o poi ripassi, ma tanti ci sono, magari anche persone che non avevano, siccome hanno dedicato la vita intera alla politica, e non è che voglio che staccarsi mai, ma è così, molti hanno dedicato la vita intera alla politica, finita un'esperienza politica da e adesso che faccio la vita? Io invece per fortuna sapevo fare una cosa prima, che era quella della comunicazione, non è che l'ho persa, lo faccio pure adesso, quindi è andata male la politica? In Rai non mi hanno voluto riprendere perché non era assunto? Va bene, mi imbocco le maniche e ricomincio a fare comunicazione. Che dice, scusi? Ma lì sono stato un deputato, anche questa è una cosa che mi piace dire, vedete? Ora, a me la cosa che mi fa più male, no, di tutta questa esperienza politica, è che tante volte una persona che ha fatto il deputato, che è stato in Parlamento per un periodo, viene trattato come un pregiudicato. Anzi, cioè normalmente con un omicida, cioè, c'è più pietà cristiana, dicendo vabbè questo ci ha sbagliato, no? Per la vita adesso cerchiamo di perdonarlo. Ma se uno è stato un deputato, hai fatto il deputato, no, vi faccio un esempio, era uscito un concorso alla Camera, era però all'inizio, poco dopo, diciamo 6-7 mesi dopo la fine della legislatura, cercavano il direttore della comunicazione per la Camera dei Deputati e avevano fatto una richiesta, diciamo, una job description, che era, sembrava, ci mancava il nome e il cognome, ma sembrava che mancavano i capelli brizzolati e poi più o meno c'era tutto. E io pensavo di essere veramente la persona indicata, perché tutte le cose che loro chiedevano, quindi conoscenza della comunicazione, conoscenza del Parlamento, conoscenza delle nuove tecnologie, l'ho provata sempre. Quando poi ho proposto la mia candidatura, quello che mi è stato detto proprio fuori dai denti, ma dove vai? Ma tu sei stato deputato, ma ti pare che noi possiamo prendere come deputato? Cioè come persona con dentro un ex deputato, un trombato della politica? Allora io semplicemente mi chiedo, ma quanto durerà sta roba? Io ho fatto deputato 2 anni fa, fino a che vogliamo andare? Fino a 50 anni, non lo so, dimmi voi, che cosa? Io mai ripeto, perché non ti pigliano? Perché sei stato deputato, poi avrai sappiamo tutti quanto è autonomo della politica, però dici no, ma da sai prendere un ex deputato, una cosa che un pochettino ci... questo è un po' un problema, senti, perché questo deriva dalla cattiva fama che ha la politica oggi, no? 50 anni fa, se avessimo saputo che uno era stato parlamentare, anzi mio padre ancora mi raccontava che al suo paese c'era uno che era stato parlamentare, lo raccontava prima che diventassi parlamentare, perché ancora c'era quest'aura di prestigio, no? Che uno adesso invece c'è la puzza attorno, praticamente quello, ma quello è stato parlamentare. Questo mi dispiace, ma non tanto per me, mi dispiace perché dà proprio l'idea del livello a cui è caduta la percezione della politica, molto a causa della politica stessa, naturalmente, perché non è che la politica non abbia colpe, non è che la politica non abbia colpe. Però un po' mi dispiace parecchio. Io questa cosa della presentare una diversità, no? Dentro la politica e quindi di presentarsi con la propria personalità, con i propri valori, prima, no? Prima e contro un discorso di diversità. Io vengo da un altro tipo di diversità, sono un non credente e vengo da un altro tipo di diversità presente nella Prima Repubblica, no? Nella Prima Repubblica c'erano due tipi di diversità che si confrontavano, la mia era quella del partito delle mani pulite, no?
Perché faccio questo discorso? Perché per mia esperienza personale vanno bene le diversità, però secondo me bisogna non darle per acquisite, cioè bisogna verificarle giorno per giorno, vale a dire, non è che io parto da me, no, innanzitutto, poiché sono, allora sono diverso e quindi sono meglio. Sono meglio se faccio meglio. Quindi non è perché sono cristiano, sono meglio di per sé, devo questa diversità praticarla tutti i giorni, non è perché vengo o ero comunista, che no, perché non lo sono più, anzi sono anti-comunista, no? Passando attraverso un percorso anche di sofferenza personale, però innanzitutto questa mia diversità, questa mia presunzione di onestà la devo dimostrare sempre. E io aggiungerei soprattutto vicino a me, perché se non la dimostro vicino a me è inutile che mi proietti poi nella società, no? Nei rapporti umani con chi mi sta vicino, no? Nella famiglia, negli affetti, eccetera, eccetera, nella parità dei gruppi. Questa è la prima cosa che volevo dire, non so se posso dire tu, se tu sei d'accordo con me. La seconda cosa, il disagio che io vivo come persona che ha fatto un'esperienza politica e vorrebbe poi continuare a farla, a parte che quello che tu dicevi mi fa dare ragione alla Camusso, che purtroppo un politico di oggi sì, no? Si contorna di uomini che sono abituati a dargli ragione, e questo è un pericolo, questa è una delle ragioni per cui io diffido, anche se vorrei che fosse, che portasse a fine il suo compito, perché ho paura che sia un po' l'ultima spiaggia, e questo è brutto da dire, no? Sto parlando di Renzi, insomma. Però purtroppo si circonda di esempio. L'altra cosa, l'altro disagio che io provo come politico, con la P maiuscola, anche se non sono maiuscolo io, è quello della discrasia, della contraddizione fra discorso a breve, cioè consenso, ricerca del consenso, e progetto di trasformazione. Purtroppo vince sempre la ricerca del consenso, purtroppo vince sempre il progetto a breve, non vince mai la progettualità a lungo termine, non si affrontano determinati discorsi di prospettiva che secondo me sono difficili da affrontare perché non hanno una soluzione immediata. Economia, per esempio. Qualcuno dice che gli economisti sono come i generali, sono abituati a combattere battaglie già combattute e oggi la crisi si prospetta in termini nuovi e forse sarebbe meglio che rispetto a questa crisi economica che si prospetta in termini nuovi ci mettessimo tutti attorno a un tavolo a ragionare con una certa serenità, con una certa umiltà rispetto a quello che sta avanti, perché i processi che vengono avanti ci passano sulla testa. Passano sulla testa del governo nazionale. La crisi della politica è anche il fatto che ormai il governo nazionale non ha più i poteri che aveva una volta e quindi non conta più, e quindi anche l'uomo nuovo è limitato, mentre invece uno dice dovrebbe fare, dovrebbe. Ecco, questo è un mio disagio. Io penso che su questo dovremmo, come uomini di buona volontà, metterci insieme tutti a ragionare serenamente. Guarda, tutto quello che ha detto è assolutamente compatibile, credo, con le riflessioni che ha fatto Viola. E sulla diversità mi sento di dire ancora più di quello che l'hai detto, cioè che la diversità non serve a niente se non c'è un altro che è diverso da te. Nel senso che una diversità vissuta tra me e me stesso non è diversità, o se mi cerco i miei simili, a me non piace questa diversità, no? Perché sennò appunto è ricerca del proprio gruppo e del proprio consenso e dello statone. Per me un cristiano è chiamato sempre a sfidare quello che altro da sé, e anzi quando io sento parlare di difesa dei valori cristiani un po' mi viene sempre la mosca al naso, perché io penso che in un mondo come quello attuale in cui noi siamo minoranza, mettiamoci in testa che siamo minoranza, perché quando andate in chiesa la domenica non pensiamo a Natale, a Pasqua, andiamo in chiesa la domenica e vediamo quanti siamo e contiamo quelli che sono fuori, allora vediamo come siamo minoranza. Chi è minoranza non può permettersi il lusso di difendere. Che difendo? Il missionario che va in Guinea-Bissau, se va lì a difendere i valori cristiani, che va a difendere? Il missionario ha il primo compito di testimoniare e di portare i valori cristiani.
poi con questi viene anche poi eventualmente una difesa. Ma se noi bypassiamo il passaggio della testimonianza, noi non stiamo facendo niente, non stiamo facendo solo una battaglia di lobby. Questo è quello che ho spesso riproverato alla Chiesa, non questa ultima Chiesa, ma diciamo un decennio fa, probabilmente era questo, cioè più il pensiero a difendere a volte ancora la di posizione, che non una preoccupazione di testimoniare. E questo valeva anche in politica, quando in politica si cercava più che altro l'accordo con chi ti dava ragione, anche se non aveva nulla di cristiano, piuttosto che con quei cristiani che invece magari si prendevano più fatica. Ci fate caso, noi che i concordati della Chiesa sono sempre stati firmati con persone che di cattolico avevano abbastanza poco. No, Mussolini, certamente, insomma, poteva dire quello che voleva, ma mi sembrava un esempio di Vangelo. Craxi, altrettanto. Eppure sono stati momenti in cui la Chiesa ha trovato, ha saldato. E allora, perché? Perché purtroppo arriva, questo ce lo dovrebbe spiegare meglio il vescovo di me, perché quando poi i rapporti si saldano in alto a livello di potere, e non, non dal basso, a livello di contenuti, tu fai un torto a tutti i cristiani che stanno in mezzo, che stanno battendo, che stanno combattendo quella battaglia. Perché i cristiani del dissenso, insomma, non vogliono tornare alla comunità di base, eccetera, eccetera. Perché? Perché c'era un'insofferenza di fronte alla Chiesa che non mai passava. Perché tanti cristiani sono arrabbiati negli anni del berlusconismo forte? Perché si vedeva che la Chiesa faceva questa saldatura forte con Berlusconi, che si faceva i cavoli suoi in cambio di un atteggiamento in cui dice: che cosa volete? Che vi serve? E quindi finché me lo fanno due forze politiche, ci soffrono, lo capisco, se me lo fa la mia Chiesa mi arrabbio. Questa è la sostanza. Quindi tutto quello che ha detto Guardi è sacrosanto, non mi sentirei mai di mettere in discussione. Insomma, forse ho dimenticato un po', ecco, di insistere sulla testimonianza. C'era un passaggio del Coelet che ho letto oggi che mi piaceva un sacco. Oggi ho letto tutto il Coelet in aereo, ma perché non me lo ricordavo il Coelet, mi ricordavo solo la parte, quella dice un tempo vero, un tempo vero, eccetera, eccetera. È un libro terribile il Coelet, insomma, probabilmente lo dovrei leggere meglio, però quando dice vanità, dice tutto è vanità, vanità. Se ho capito bene, vanità è questa parola che in ebraico vuole dire qualcosa tipo il vapore acque, no? Quindi qualcosa che praticamente viene via, no? E spiega come nel mondo tutto è vanità. Quindi forse è più una fotografia del mondo il Coelet che non una filosofia, diciamo proprio una fotografia del mondo. E un sacco di volte il Coelet dice: ma chi me lo fa fare? Un sacco di volte il Coelet si chiede: ma chi me lo fa fare? Dice: ma non essere troppo scrupoloso, messaggio oltre misura, perché vuoi rovinarti? No? Cioè, ma chi me lo fa? Tanto nel mondo è vanità, cioè tutta questa roba alla fine, e vabbè, sfuma, no? Va via, non funziona. E ci sono dei pezzi bellissimi in cui, ecco, dove sta? Dice: tutto questo ho visto riflettendo su ogni azione che si compie sotto il sole, quando l'uomo domina sull'altro uomo, proprio danno. Frattanto ho visto empi venire condotti alla sepoltura, cioè la sepoltura è il massimo onore, no? Diciamo, quindi empi che hanno avuto proprio una bella sepoltura, e invece partirsene dal luogo santo ed essere dimenticati nella città coloro che avevano operato lentamente, e gente che invece si è comportata bene per tutta la vita, che è stata dimenticata. Dice: ma se questa è la vita, no? Tutto è vanità, allora perché io faccio le cose? Perché questa è la domanda, no? che io mi sono posto, ma perché allora uno deve fare politica in un certo modo? Ma lo fai perché il Signore ti dice questo, dice: tra noi non è così. Ecco, questa è la risposta. E io devo dire anche una cosa, che sì, è vero, mi manca il Parlamento, a volte mi manca un po' lo stipendio alla parlamentare, se devo essere sincero, ma insomma, diciamo che non mi manca niente, no? Nella mia vita non manca niente, perché quando stasera mia moglie mi ha mandato le foto di Assia, prima piccola, che ha 8 anni, che ha fatto la promessa ai lumetti stasera, e l'ho vista, e ha detto: ma che mi manca? Cioè, ma alla fine, ma noi non siamo nati per altro che non sia per l'amore, no? Quindi che cosa ti manca? Quando Gesù dice: ma quanto ho mandato senza sangue e bisaccia? Ma te ne è mancato nulla, no? Questa è la cosa, secondo me, chiave che ogni cristiano si deve porre. E se noi siamo così, secondo me, non viviamo neanche la politica con angoscia. Io ho visto tanti cristiani
in buona fede, rovinati in politica dall'ambizione, perché pensano sempre a quello che sarà il prossimo incarico. Adesso è un periodo che sto cercando di entrare nelle organizzazioni internazionali, non vorrei andare all'estero per un periodo, portare anche la famiglia all'estero a vivere, e quindi sto facendo un po' di domande a loro. E qualcuno mi ha fatto una battuta che mi ha fatto un sacco di, dice: non ti fidare mai degli ambasciatori, perché loro pensano sempre alla prossima destinazione, cioè nel senso loro fanno quello che potrà aiutarli a arrivare alla prossima destinazione. Poi non ho detto che in realtà sia così, però mi ha fatto pensare quanto tante volte molti politici facciano una cosa pensando a quello che sarà il dopo. Cioè al congresso io mi schiero con Pinco o con Pallo, perché poi in base al fatto che mi schieri con Pinco o con Pallo lascio perdere le idee, questo mi può convenire per essere consigliere regionale, per candidarmi a consigliere regionale, e poi da questa cosa qua diventare magari parlamentare, oppure essere responsabile del partito nella città, così poi dopo sarò io il candidato sindaco. È pieno di persone che vivono così, la politica è piena di persone che fanno i calcoletti e che vivono così, uno più uno uguale due, poi arriva una ventata, spazzaria tutto e armi di pazienti, calcoletti, fatti così non so servire niente, no? E allora anche qua dice tu che tanto hai lavorato eccetera eccetera, no? Che tanto hai accumulato, hai mai potuto aumentare di una sola? No, ecco, questo è un po' il senso. Quindi non è che vi voglio togliere fiducia nell'impegno politico, però a dire soltanto che se noi siamo cristiani, insomma, credo che molti di voi lo siano, abbiamo comunque una serenità in più, una sicurezza in più, che è un bene, che non deve essere un peso, ma deve essere una cosa che ci aiuta, che a me personalmente ha aiutato e mi fa essere sereno nella sofferenza, perché no, ho passato momenti di sofferenza, come tanti di voi quando nel lavoro si vedono passare avanti persone che pensano siano meno brave, no? E dire perché a tutti, no? Che ci siamo trovati nel lavoro, che abbiamo trovato, ma come questo qua, perché è arrivato? Per altri criteri, io ci soffro, sto male, sì, vabbè, ci soffro, sto male, però per fortuna non è lì che si gioca tutta la mia vita, no? La mia vita è fatta per altro, quindi questo è il bello alla fine dell'essere cristiano. Domande? Prego. Se non manca lei, però manca una persona come lei all'interno del Parlamento. Mi spiego, mi collego al tutto discorso dell'immigrazione a cui ha fatto cenno. Mi ha fatto molto piacere leggere nelle sue note biografiche questo suo impegno che condivido da qualche anno. E mi dispiace molto aver notato in questi anni, appunto, in cui mi sono occupata dall'interno del tema dell'immigrazione e in certa area politica, in cui peraltro mi riconosco, e all'interno della Chiesa, questo inasprimento, diciamo, anche proprio di un linguaggio sulle tematiche legate all'immigrazione, e quel tema improvvisamente, diciamo, sparito, per esempio all'interno della campagna elettorale, azzardo, magari uno dei motivi per cui lei è stato fatto fuori, visto che la sua competenza non riconosciuta, diciamo, in questi tempi. Mi è capitato spesse volte, per esempio, anche di intervenire in ambiti ecclesiali, parrocchie, gruppi, e constatare proprio questa chiusura, questa ci voleva un Papa Francesco, no? che con la sua prima visita a Lampedusa, con questa lotta alla globalizzazione delle differenze, riportasse un po' il tema all'attenzione, non che nella Chiesa non ci sia stato un impegno forte da parte della base, penso alle Caritas parrocchiali, penso al Centro Astaldi, che so che lei conosce, a tante realtà, però poi è molto più facile, no? Andare alla pancia delle persone come certi partiti fanno e in questo momento di crisi economica tirare fuori la rabbia delle persone e toccare questi temi. Io avrei voluto che in questi anni il Partito Democratico, in modo molto più forte di quello che non è stato fatto, si è parlato di legge sulla cittadinanza, ma poi è sparita. Io ancora recentemente a Luca Lotti avevo fatto questa domanda, no? Se ne è parlato, Renzi l'ha promesso, però non se ne parla più. E la responsabilità grossa che trovo e nella Chiesa e in una certa area politica di non aver saputo contrastare in questi anni questo linguaggio così duro che è stato portato avanti, no? Parole che hanno preso il sopravvento come la parola risarcimento, la parola abusata di clandestino, cioè tanti termini che anche a livello giornalistico, aggiungo anche in mass media, quanta responsabilità hanno avuto nel creare una certa non cultura su questo tema. Ecco, è un po' una
una lapide, una considerazione più che una domanda, non so se condivide visto il tuo impegno di questo tempo. Allora, non condivido tutto quello che hai detto, nel senso che per me sarebbe comodo dire che non mi hanno candidato perché mi occupavo di immigrazione. Farei il furbetto, raccogliere consenso e fare il figurone. Non è stato esattamente così. Cioè, se mi fossi occupato di banche e di prendere soldi dei partiti, sicuramente se tranquillo composto l'avrei avuto in una lista, ma il problema non è che io mi occupavo di immigrazione. È vero che occupandomi di immigrazione, cioè mi occupavo di un tema, è come se uno si occupa di ecologia, se gli alberi votassero l'Italia sarebbero tutti verdi, no? Questo è normale, la stessa cosa, se gli immigrati votassero l'Italia sarebbero tutti quanti a favore dell'immigrazione. Io mi occupavo di un tema di immigrazione, spesso anche di povertà estrema, che riguardava persone che a votare ce l'hanno e quindi sostanzialmente serviva soltanto a un pensiero e a uno Stato, ma non a una campagna elettorale, questo è chiaro. Quindi diciamo che non era una macchina da voti, certamente, anzi tante volte mi era stato detto in campagna elettorale andate date una calmata perché adesso siamo in campagna elettorale, non è un tema che tiri particolarmente, ma io come al solito facevo le orecchie che di qua entravo e della uscita. Non sono d'accordo tanto, allora sono d'accordo sulla politica, che utilizza l'immigrazione in una maniera indecente, soprattutto tutti si dimenticano di dire perché si reggono i piedi conti dell'Inps, questa è una cosa che nessuno dice mai, no? Vanno a prendere la pensione e poi però ce l'hanno con l'immigrato regolare magari che sta sotto casa, ma al di là di questo è una politica che parla alla pancia, cioè, invece non sono d'accordo sulla Chiesa, perché la Chiesa secondo me è quella che ha tenuto il pallino in tutti questi anni e che se non ci fosse stata la Chiesa in Italia sull'immigrazione avremmo sbragato già da un pezzo. Perché rispetto alla Spagna, ad esempio, dove prendono a cannonate pure la cattolicissima Spagna, prendono a cannonate i barconi che osano avvicinarsi, almeno noi abbiamo tenuto un po' il punto. Perché la Chiesa ha sempre insistito, non ha mai fatto mancare l'appoggio, tutta la marea di associazioni che dalla Caritas, lei appunto citava Centro Stalli, perché io lo riconosco da una vita, ma non solo, insomma, sono sempre occupati questi temi, secondo me sono stati una grande ricchezza. Non credo che la Chiesa abbia paura di parlarne oggi, credo invece, però io parlo di Chiesa istituzione, credo invece che tra noi cristiani il rischio del cristianesimo ben pensante ci sia sempre stato. Io personalmente i cristiani ben pensanti non li chiamo neanche cristiani ben pensanti, ma spesso sono i cattolici ben pensanti, nel senso che se proprio amano definirsi cattolici come tali e dire appunto che noi siamo il bene, lui è il male, io sono profumato, che tu puzzi, eccetera eccetera, cioè questi qua non sono quelli più vicini a me. Il rischio c'è, soprattutto nelle aree più benestanti, però a mio parere non siamo minoranza, siamo pochi, io insomma sono più fiducioso di lei su questo, mi sento di poter dire. Ma c'è un'altra cosa che volevo dire, mi sono scordato, ma vediamo se uscirà, ma non era su questo. Posso completare la domanda di prima? Alla luce di quello che lei ha detto, sì, però cosa succede? Che un cattolico, e torniamo al tema di sì, se non scende a compromessi viene tagliato fuori. Quindi non ci sarà mai un cattolico impegnato che può fare attività. Poi allora ci lamentiamo della legge Spalfarotto e andiamo a fare giustamente le manifestazioni, ci lamentiamo del PAPS o qualcos'altro, perché poi ci sono quelli che fanno passare. Allora, forse anche colleghi suoi, per cui lei è stato anche insieme a queste persone che poi propongono queste leggi che noi contestiamo. Quindi, giusto per entrare nel tema del compromesso, cioè, come fa un cristiano che vuole impegnarsi realmente a entrare in un partito o a impegnarsi in un'amministrazione dove viene tagliato fuori perché non va a compromessi? Come se vuole essere coerente col proprio credo. Allora, dunque, sui temi che lei ha detto, penso che ci vorrebbero conferenze a parte, quindi non entro sul reato di omofobia, vedrete, potremmo parlare all'esempio di due leggi. No, anche perché forse le darei qualche delusione, nel senso che io sui reati civili sarei abbastanza aperto, fissando dei paletti molto rigidi per quanto riguarda i bambini, eccetera, eccetera. Comunque, al di là di questo. Siamo minoranza, sì. Diceva, perché allora quando c'era la Democrazia Cristiana? Perché quando c'era De Gasperi? Perché quando c'era la Pira? Intanto perché era un'altra Italia. Intanto perché era un'altra società. No? Era un'altra società. Non ci prendiamo in giro. Era un'altra società. Siamo in minoranza. Io credo che l'essere in minoranza non debba scoraggiare, perché
le cose migliori la Chiesa l'ha sempre fatte quando era minoranza, non quando era maggioranza. No? Le prime comunità cristiane, quelle di cui parlano gli Atti degli Apostoli, erano piccoline, eppure facevano delle cose meravigliose, godevano della simpatia di tutto il popolo, dicono gli Atti. Quindi avevano insegnato che cosa significasse condividere, non considerare proprio quello che era di ognuno. Oh, ragazzi, quelli hanno dato un esempio grosso. E quindi secondo me i cristiani da questo punto di vista hanno molto da dire oggi. Non dobbiamo essere per forza maggioranza sempre, ma dobbiamo neanche rassegnarci con lo sta zitti. Allora lei dice, allora vabbè, ma quando uno viene, apre bocca viene andato via. Questo, guardi, non accade solo ai cristiani. Questo accade a tutte le persone libere in politica. Non è una cosa soltanto dei cristiani. Ci sono persone rette, ma totalmente laiche, che per la loro libertà hanno pagato un prezzo come ho pagato io. Non è che perché c'è un anticristianesimo in Parlamento o qualcosa, è che semplicemente la politica, come dicevo prima, tende più all'omologazione che non alla libertà, perché spesso sfugge al confronto e va per blocchi. Come disse Berlusconi all'inizio della scorsa legislatura, se il Parlamento potessero votare i capigruppo sarebbe molto più facile. È vero, sarebbe molto più facile, però gli altri li pigliamo e li consideriamo massa, che è un po' il rischio della politica attuale, cioè si va per numeri, ma poi le teste le altre non escono fuori, perché il confronto è complicato, il confronto costa fatica. Allora io non guardi, poi non è detto che i cristiani scompaiano, eccetera, eccetera, insomma si va per momenti storici. Io credo per esempio che con Papa Francesco ora ci sia anche un eccesso di simpatia, per esempio, per quello che mi riguarda. Cioè, io sono stra felice perché immaginate, è cresciuto con i gesuiti, avevo un Papa gesuita spiritualità ignaziana, proprio per carità. Cioè, io è come se fossi al paese dei Balocchi in questo momento con Papa Francesco. Però riconosco che c'è un atteggiamento della stampa che certe volte è ridicolo, addirittura. L'altro giorno mi sono divertito e ho preso il discorso di Papa Francesco a Strasburgo, che aveva detto due o tre cose. Allora, i titoli erano: Francesco, basta la schiavitù del lavoro, Francesco, i migranti vanno aiutati, da, 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 da. Poi ho preso altre due o tre frasi, ne ho detta una contro l'eutanasia, una contro l'aborto e una contro l'importanza del cristianesimo per il futuro dell'Europa. E ho detto, pensate se Benedetto XVI fosse andato a Bruxelles, avrebbero detto Ratzinger bacchetta l'Europa, il cristianesimo è l'unica felicità, Ratzinger è duro attacco alla morte, all'eutanasia, eccetera, eccetera. E molto anche come la si racconta la Chiesa, è sempre stata nell'altra cosa. Adesso cerchiamo questa roba che sembra che è arrivato qua Francesco, e volevo se bene, dai, basta che ci scambiamo il mignoletto e stiamo tutti contenti, siamo tutti a posto. No? Invece quando c'era Josef Ratzinger, il cattivone, il pastore tedesco, così via. Noi che le cose le seguiamo un po' da dentro sappiamo che è cambiato l'atteggiamento, certamente, perché molto è anche la forma, no? Molto, cioè, come uno si pone, le cose che dice, eccetera. Molto è come mi dicevano i miei genitori all'università, mi diceva mio padre, fatti un nome e fregatene, cioè dice fatti un nome e fregatene, nel senso che dice tu prendi 30 ai primi esami, c'era ancora il libretto cartaceo, vedrai che ti metteranno 30 pure a quelli dopo. E così fu, perché io presi per sbaglio 30 a diritto pubblico, e da allora quelli guardavano, ho preso 30 a diritto pubblico e mi mettevo 30 pure a privato, e io ho preso 30 pubblico e privato, 30 pure a economia, eccetera, eccetera. I miei colleghi universitari dicevano, questo è un lato, questo tu vai 30, no? Senza sapere. La stessa cosa è capitata a Paolo Francesco, cioè ha imbroccato quelle 4-5 cose, ha avuto una campagna di stampa molto favorevole, e adesso io dico, ringraziando Dio, non ci abbiamo una stampa che sta a mazzolare la Chiesa in continuazione qualsiasi cosa dicano i papi. Benedetto è stato un po' meno accorto in questo senso, ricordiamo il discorso di Lisbona, eccetera, eccetera, e anche un po' meno fortunato, se vogliamo. Però sono più fiducioso di lei sull'essere cristiano. Non vorrei far andare fuori tema, però visto che ha toccato questo argomento, secondo lei, visto che nel suo ambiente, come mai il Sochi ce l'ha così tanto con Papa Francesco? Ma c'è una parte, secondo me, che Sochi sono... Sì. Ma c'è una parte, secondo me, diciamo che si è vista un pochettino, se mi si permette questa cosa, insomma, spiazzata, perché era una parte che, vabbè, adesso bisognerebbe, insomma, entrare nel dettaglio, com'è la differenza, la Chiesa come presenza, o la Chiesa come? Mediazione. O come mediazione, no? Più o meno, cioè il sale o la lucerna, quello che dicevamo prima, no? E secondo me è un po' questo, cioè chi ha fatto della sua bandiera sempre il discorso facciamo gruppo chiuso e si trova un Papa invece che dice spalanchiamo le porte e le finestre, dice no aspetta, ma come, io ci ho messo tanto tempo a costruire una casa chiusa e tu adesso mi dici che apriamo porte e finestre,
Quindi secondo me è dettato proprio dalla differenza di linea, non è un rapporto personale. Poi dopo questo secondo me c'entra anche del resto, cioè ha tirato fuori delle robe, insomma, ma questo è rientra fuori dalla persona, credo, che non ha molto a che vedere. Però in realtà secondo me è proprio per una differenza di linea. Quelle in difficoltà in questo periodo sono gli altri devoti, no? Come avete visto, che sono tutti quelli che erano sempre ossequiosi, eccetera, eccetera, tutti contenti quando il Papa usciva con l'erbellino, così faceva vedere quanto era importante e bello il Vaticano, però poi di fatto che ha detto che il giorno di oggi tutti l'ha sentito, non lo ricordo, insomma. Quindi queste sono cose che appunto succedono, che per fortuna spero non ci scattiscano più di tanto. Io vorrei chiedere al vescovo come si sente invece di fronte a una cosa del genere, più che a me. Mi è piaciuto anche particolarmente di questa sera è notare coinvolgimento, non che non ce ne sia stato nelle precedenti occasioni. Questa sera magari forse l'argomento e il taglio dato dal relatore, la bravura del relatore anche, certo, ci ha aiutato, nel senso quello di coinvolgersi anche direttamente con le proprie esperienze, condividendo il proprio impegno, la propria storia. Questa è una cosa, diciamo, più particolare, che voglio dire, relativamente al nostro percorso e anche alle prospettive che vorrei, dire, di coinvolgimento, di condivisione di impegno e magari anche in maniera molto, molto concreta. Una sottolineatura invece a proposito di un argomento che è stato toccato, quello della cosiddetta difesa dei valori. Io sono molto d'accordo, no, con quello che è stato detto, che l'impegno del cristiano in genere e anche l'impegno del cristiano in politica non è quello di difendere un valore, perché il primo approccio che secondo me si deve avere di fronte a un valore è quello della fiducia nel valore stesso, e sono convinto che il valore si difende da solo, in parole semplici, no? Perché anche nel processo, almeno io la vedo così, nel processo educativo di crescita di ciascuno di noi, è vero che i valori ci vengono anche giustamente comunicati, indicati, e questo è tutto il percorso, diciamo, quello che noi chiamiamo educazione. Però quando nella vita di una persona davvero scatta qualcosa che fa la differenza, che porta a una decisione, quando il valore che in sé certamente è sempre stato e che è stato incarnato 100 volte in persone e situazioni, brilla come tale alla coscienza del singolo. Allora in questo io condivido quella prospettiva di fiducia che lei ha richiamato, nel senso che il cristiano, altro esempio evangelico che si accosta bene a quelli della luce e del sale, è quello del granello di seme, che non ha in sé, come dire, una consistenza che sfavilla, ma ha in sé una potenzialità straordinaria. E chi fissa lo sguardo su un valore e lo riconosce come tale acquisisce una capacità di testimonianza, e quando la provvidenza poi lo conduce concretamente in una situazione o nell'altra, poco importa se sia una situazione di grandi dimensioni clamorose o se sia invece una situazione più umile e più nascosta, questo forse non fa tanto la differenza a giudicare dal punto di vista più sostanziale, il valore brilla di luce sua. E credo che il senso, almeno dal mio punto di vista, dell'impegno del cristiano in politica consista proprio in questo, appunto, come era anche un po' nel tema di questa serata, nella fedeltà. E poi la nostra fedeltà non è tanto una fedeltà a dei valori o a dei principi, questo in secondo piano anche, ma la nostra fedeltà a un'interna persona. L'ultima cosa che poi ho dimenticato, che mi potete mettere adesso, è una frase che mi aveva insegnato mio padre spirituale, naturalmente gesuita con lui, ma mi ha detto che la vita di un cristiano, tolti momenti, insomma, diciamo, di intimità quotidiana, dovrebbe essere proiettabile sulla grande piazza di un paese, senza vergogna. E questo è quello che mi ha accompagnato anche nella mia esperienza politica.
Cioè, se qualcuno mi avesse filmato notte e giorno di Tuo Grande Fratello e adesso qui dicesse guardate che stanotte sono proiettati 5 anni di saluto in Parlamento, io scapperei col primo treno e tornerei a Roma, no, io starei con voi a vedere i libri, li racconterei, perché sentirei che l'hanno fatto in maniera trasparente. Questa secondo me è la garanzia che un cristiano deve dare, cioè il fatto che la sua vita sia proiettabile, che non c'è niente di cui tutti debbano vergognare, perché è nell'ombra e nella notte, per usare delle espressioni bibliche, no? che Satana agisce, che si trova più a suo agio, che la tentazione ti fa debole. Quando c'è la luce è più facile, quando c'è la trasparenza è tutto più semplice, anche se è faticosa la trasparenza, è faticosa, però premia secondo me quello che ci salva, credo che valga per tutto in generale, anche nei rapporti di coppia, no? Marito e moglie, però insomma è quello che ci salva. Concludiamo qui questa nostra serata, ringrazio ancora come di tutti Andrea Saruppi per la sua presenza, la sua testimonianza, gli spunti che ci ha dato. Ci rivediamo allora dopo le feste, verso la fine del mese di gennaio, non ricordo preciso la data, perché l'abbiamo collocata lì, per il tema sarà in avvicinamento, diciamo così, nei dintorni della celebrazione della giornata della vita. Sarà presente Domenico Coviello, che è un medico genetista, di Caliera di Genova, vicepresidente nazionale di Scienza e Vita, e appunto ci accompagnerà in una riflessione su questo tipo di tematiche. Pertanto, visto che ci vediamo dopo Natale, l'occasione è buona per cominciare a farci gli auguri. Grazie e buona giornata.